Ciao Minchioni, come state? Tutto bene? Ok, siamo qua di nuovo con un nuovo video, fantastico. Allora. In questo video voglio mostrarvi come fare a definire un reindirizzamento alla pagina 404, che è una cosa estremamente importante anche per il motore di ricerca, perché nel momento in cui viene a mancare una risorsa che linkiamo, il server ci risponderebbe con la sua pagina not found. Mentre è molto importante che la risposta venga data dalla nostra paginetta. Adesso non sto qui a fare la grafica, ovviamente. Vi ricordo, WordPress, infatti, questa cosa qua, chi di voi usa WordPress, WordPress la fa in automatico. Quindi vediamo un attimino cosa succede dietro le quinte. Però, prima di tutto, iscrivetevi al canale, aiutatemi a far crescere questa community. Mettete un like se il video vi è piaciuto, poi lasciate degli insulti nei commenti se ritenete che me li merito, cosa molto probabile. Andate a commentare tutti i video vecchi, che così poi, boh, e basta. Sigla! Allora, mi sono preparato una cartellina nel server. Ovviamente serve un server, ragazzi, perché se non avete il server non funziona poi il reindirizzamento. Quindi ho aperto Mump, sapete che io continuo a utilizzare Mump perché sono vecchio babbione. E quindi dentro questa cartellina mi sono creato un file index. Adesso vado a inserire un po' di risorse dentro questo file index. Quindi mettiamo, beh, facciamo semplicemente un menu, faccio una roba super basica, faccio un menu. E gli vado a fare una LI e poi gli vado a fare un A. Ok, questa è la pagina iniziale index.html. Qua scriviamo home, se sono capace di scrivere, ovviamente. E poi vado a fare altre due paginette, 2 e 3. Quindi faccio un page.html e qua scrivo pagina di esempio tipo. E poi qua metto un'ipotetica pagina contatti che però non andrò a creare. Qua scrivo contatti. Adesso qui ho scritto home, va bene. Qua sotto faccio un H1 e gli scrivo home page. Ok, quindi se lancio l'anteprima, questa è la mia situazione. Ok, ho home, pagina di esempio, contatti e mi dice che sono nella mia home page. Molto bene. Poi vado di qua, mi duplico questo file, quindi beh, a parte posso fare Command C, Command V, mi vado a rinominare questo in page come da secondo link, quindi dentro questo gli scrivo pagina di esempio e vado a scrivere qua sample page, ok. E poi mi vado a non creare il file dei contatti, ok? Perché così ho la situazione che mi serve. Vedete, adesso sono in home, index, clicco pagina di esempio, mi va in sample page, ok? Ma se clicco contatti, mi esce il not found dal server, cioè contatti, questo URL, not found, non c'è, non esiste. Io voglio, quando clicco questa risorsa qua, che lui mi restituisca una 404, ok? Che ovviamente devo andare a creare. Allora, per fare questo, mi copio e incollo di nuovo questo qui, vado a dirgli rinomina e la chiamo come fa WordPress 404, ok, e nella 404 qua gli scrivo 404 e qua gli metto la scritta page not found, not found, classico 404 page not found, ok. Allora, come faccio a reindirizzare questa risorsa ogni volta che viene scritto qualcosa che non esiste? Per farlo devo utilizzare il file htaccess. Che cos'è il file htaccess? È presto detto, lo vediamo qui, cos'è il file htaccess. Htaccess è un formato di file di configurazione utilizzato dai server web per ordinare i contenuti di un sito web. Il nome del file inizia con un punto, perché i file che iniziano con un punto in ambiente Unix-like sono bla 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 bla, file nel costi. Benissimo. Una volta che il file è stato creato e caricato nella directory specifica del sito web, le direttive contenute nel file vengono applicate a quell'area del sito. Quindi, in parole povere, quando voi entrate in un sito, la prima cosa che viene fatta è la valutazione del file htaccess, che va a definire tutte le direttive che quel server deve rispettare per quello specifico sito. Ergo, intanto andiamo a crearci il file htaccess. Vi ricordo che essendo un file con il punto davanti, non lo vedete in Mac dal sistema operativo, a meno che non andate ad abilitare la visualizzazione dei file nascosti. Quindi io adesso lo vedo perché sono dentro Visual Studio Code, lo posso vedere da un pannello di controllo, da un file manager, eccetera, lo posso vedere da FileZilla e i software FTP, ok, però nel sistema operativo non lo vedo. Su Windows non mi ricordo.
può essere che lo vediate anche. Allora, qual è l'istruzione che io devo dare qua dentro? Devo andare a scrivere su Google, ok, per andare a copiarmela, 404 redirect HTAccess, tipo. Mi vengono fuori una serie di risultati, ok, uno vale l'altro, io ho aperto il primo qua, how to redirect to quello che è. Allora, vedete, redirect 404 to home page using.htaccess. In realtà non voglio andare ovviamente a fare questo, ma mi serve questo codice. Allora, copio questo codice qua e lo vado ad inserire nel mio file htaccess. Devo ovviamente andare a sostituire questo con il percorso del mio sito, da qui anche la necessità di avere un server. Per trovare il percorso del mio sito devo tornare di qua, ok, e qui invece di page vado a recuperare 404, che esiste la pagina, vedete, è questa qui. Quindi mi copio il percorso della 404 e lo metto al posto di quello. Quindi vedete, questo è il mio percorso locale, localhost, nome della cartella 404.html. Perfetto, fatto. Ok, torno indietro, faccio home, index, pagina di esempio, bene, contatti, non esiste, 404. Tutto qua, ma qualsiasi cosa che io adesso qui vado a scrivere mi restituirà sempre un page not found, ok? Quindi con due righe di HTAccess abbiamo sistemato una cosa che è molto importante anche per la SEO e posizionamento del sito. Se avete dubbi, domande, eccetera, se avete dubbi, domande, lasciatele nei commenti, quando ho tempo vi rispondo. Delle istruzioni che possiamo dare all'HTAccess, ce ne sono uno sterminio, c'è il 301, c'è il 302, poi c'è l'errore server 500 e compagnia. Insomma, ci sono un sacco di robe che possiamo andare a fare, possiamo bloccare l'accesso a determinate root, a determinati file. L'HTAccess, che è un qualcosa che si può scrivere anche attraverso le espressioni regolari, è un qualcosa di estremamente complesso e misterioso, che però è estremamente affascinante. Quindi insomma, se vi può servire ampliare le conoscenze su questa cosa, studiatelo, perché c'è roba fica. Ok, ciao guys, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, see you next time.